Amici, siamo tornati! E torniamo con un applauso per il TG dei falsi d'autore! Signore e signori, buonasera e benvenuti. Politica. Oggi Berlusconi ha avuto un malore mentre faceva footing. Era con una escort nella sua villa di Portocervo. Molte le visite ricevute in ospedale, tra cui Maroni, Brunetta e Bocchino. Ancora polemiche tra Beppe Grillo, una cosa pazzesca, ragazzi, basta, e l'ex premier Renzi. Dopo i tagli ai dipendenti pubblici. Questa puntana mia fa che non lo vuoi. Politica estera. Molte le tensioni tra Stoccarda e il Qatar per la produzione di gas metano. L'accordo non è stato raggiunto. Aspettami, non è stato raggiunto. La premier tedesca Angela Merkel. È stata vittima di un attentato. Adesso sta bene. Vabbè. E ha dichiarato: me la sono vista brutta. Cronaca. Oggi a Lentini. Una donna si è smarrita. Ha visto, olle. Il marito lancia un appello. Salzuate, facetemi cazzo. Un'anziana passante. È stata travolta. Stay in life, travolta. Sul raccordo anulare. Arrestato un pakistano. Cos'è maschio, va bene. Piace se di femmine, potete stare. Il pakistano. Esce il nuovo lavoro di Malika Ayan. La cantante duetterà con artisti come Nada. Mannoia. Anzima per la mia, poi questo bravo. Camariere. E vuoi sta pizza? Mietta. Aiuto, Mietta. Minghi. Insomma, un po' di Minghi ci sono stasera. E Alejandro Baldi. Di minchia, la zona è sempre là. È uscito il disco di Monica Lewinsky dal titolo In ginocchio da te. Sport. Rinviata la partita a Lecco Benfica. E tu fai il Real Madrid di Juventus. Per un malore dell'arbitro. Con lui. Mentre l'Inter punta su Felice Vacuo. Che sogno con l'erra mezz'eva! Il presidente Berlusconi dichiara che con strunz cacà o caca e na cacata costruiremo. Ma squazzi è merda, fai. E se ci muovo, e siamo a posto. Cambiamo rubrica. Per la rubrica culinaria oggi parleremo di risotto. Risotto ai piselli e salti in bocca con contorno di finocchi. Che ti porto? Parra un medagliare a cossine. Parra. Curiosità. Se il tuo capo si droga! Tu che sei tossicodipendente? Volete fare una carriera veloce? Accattate una macchina di cussa. Volete durare di più a letto? Andate a svegliare un orecchio tardo. Sapete cosa significa arrivare a casa e trovare una donna che vi accudisce, vi prepara da mangiare, che vi coccola? Ho sbagliato casa, non è la vostra. Come si produce la lana vergine? Che pecore, che di brutte. E come si produce la lana di vetro? Che pecore, di murano. Sapete com'è morto veramente Capitano Uncino? Sapeva fare un bidet e sbagliava la mano. Perché le donne in autunno
giorno sono tristi. Facile, perché migrano gli uccelli, chissà. E perché le donne indiane camminano con le gambe leggermente aperte? Hanno la figa d'India, forse. E perché una sacca di seme maschile costa più di una sacca di sangue? Che interamente fatta a mano. Adesso diamo la linea a Super Quark. Super Quark? Un negro. Buonasera. Buonasera. Benvenuti ad una nuova puntata di Super Quark. Questa sera esploriamo il mondo dei comportamenti sessuali degli animali con rituali di accoppiamento che vanno oltre ogni più fervida immaginazione. Ci sta, andiamo. Parliamo della falena. Aspetta, chi è la falena? Beh. Una farfalla un po' più grande. La falena, in special modo i maschi, sono molto romantici. Ciao, bella. Nel periodo dell'accoppiamento, il maschio della falena intona una serenata che paralizza la femmina. Non dirmi mai che siamo stati a letto. In modo da tenerla ferma mentre lui si accoppia. Il loro appetito sessuale è così insaziabile che a volte montano anche oggetti inanimati. Non ce n'è oggetti d'animale, manca a farlo apposta. Ma a sedia. Piace anche fare l'amore con razze maschili di però. No, aspetta. No. Alla prossima puntata di Quark.